Ciao Champions, oggi sono in viaggio, sono qui a Parigi, in questo momento mi sto per imbarcare per il volo per Punta Cana, dove andrò a supportare Alice nella finale di Miss Multiverse 2019 e ci tenevo a fare questo video perché ieri ho passato una giornata bellissima con Davide Lombardi, uno dei miei mentor, che veramente mi ha aiutato tanto a migliorare la mia vita negli ultimi mesi. E stavo ragionando insieme a Davide sulla figura dell'imprenditore moderno. Tanto qua sono... qua ho trovato un posto fighissimo. A volte negli aeroporti ti devi allontanare dal casino se vuoi fare i video. E stavamo ragionando su come deve essere l'imprenditore moderno, perché abbiamo essenzialmente là fuori due grandi categorie di persone. Ci sono persone che sono imprenditori vecchio stampo, che seguono vecchie regole e vecchi percorsi formativi. Quindi il classico ti insegno a manipolare i clienti, ti insegno la PNL, ti insegno come entrare nella loro testa e muoverli come burattini. E quindi imprenditori che si fanno muovere ancora dai soldi, no? Dalla voglia di fatturare, di prendere i soldi ai clienti e non hanno in realtà quell'empatia con il cliente, non hanno quella spiritualità, non sono così attaccati realmente alla loro missione, non sanno chi sono realmente, non lo fanno il loro business, non lo fanno per portare avanti una vision, un'idea, lo fanno solo per i soldi, ok? Questa è una categoria di persone. E poi dall'altro lato ci sono persone che invece sono fortemente spirituali, fortemente emotive, sono persone molto profonde, sono persone con un cuore grande, che però nel concreto, nella pratica, poi si perdono. Io sono stato così per molto tempo, mi sono considerato sempre una persona profonda, mi sono interessato sempre di argomenti spirituali e anche scientifici, però sempre comunque con l'ottica e con l'idea che c'è un qualcosa di più oltre alla realtà che vediamo. Ti sto parlando di energia, ti sto parlando del fatto che siamo tutti interconnessi in qualche modo. E mi trovavo purtroppo però scollegato troppe volte dalla realtà, cioè questa mia spiritualità, queste cose tipo la legge dell'attrazione, come vibri, no? In base a come vibri attrai delle situazioni, degli argomenti, cioè delle occasioni, delle opportunità, delle persone, attrai i soldi, magari attrai denaro, attrai i tuoi desideri, attrai la persona giusta. Le sapevo, ci credevo, però poi a livello pratico mi ci perdevo di brutto, cioè non riuscivo a farle funzionare. E dall'altro lato vedevo invece la figura dell'imprenditore che ancora adesso da tante persone è considerata qualcuno di estremamente materialista, estremamente attaccato proprio ai valori terreni, alle cose terrene. Allora ci chiedevamo con Davide, ma perché non ci può essere una nuova figura? Io sono profondamente convinto di questo, che il futuro dell'imprenditoria è avere imprenditori metafisici, imprenditori illuminati, imprenditori che sanno che in ogni secondo della nostra vita noi stiamo creando la nostra realtà, stiamo creando il nostro successo o il nostro fallimento, stiamo creando situazioni favorevoli, stiamo creando situazioni anche che magari abbiamo portato nella nostra vita ma non ci piacciono, ma ci servono per evolverci. Persone che non puntano il dito contro gli altri ma si assumono il 100% di responsabilità sulla loro vita. Persone che non devono convincere nessuno a comprare il loro prodotto o servizio. Perché non lo devono fare? Perché non hanno bisogno degli altri. Sanno che le persone giuste arriveranno da sole. Persone che non inseguono nessuno e non vogliono nemmeno essere inseguite. Persone che fanno quello che fanno, convinte che stanno migliorando il pianeta, convinte che la loro visione può cambiare le vite delle persone attraverso il loro prodotto e non hanno problemi a venderlo. Non hanno problemi a fare soldi e non hanno problemi ad aiutare altre persone a fare soldi perché credono nell'abbondanza. Credono fortemente che, io per esempio posso credere che se io faccio i soldi posso aiutare anche un'altra persona a fare i soldi e non perdo niente io. Okay? Questo nuovo tipo di imprenditore con una visione verticale, che non è più l'orizzontalità del oddio c'è la fetta di mercato, no? Se io faccio business tu non puoi fare business perché altrimenti mi fotti i clienti, ok? Quindi persone veramente illuminate, aperte all'abbondanza, che però la manifestano nella propria vita. Quindi sì, è possibile essere imprenditore, fare un pacco di soldi e sì, è possibile essere spirituale, aiutare le altre persone, fare percorsi di crescita personale, realizzarsi, attrarre nella propria vita e manifestare ciò che vogliamo. E allo stesso tempo essere un punto di riferimento per altre persone, creare prodotti che migliorano il mondo, creare prodotti che rendono felici gli altri, creare prodotti che ci fanno guadagnare ma che allo stesso tempo lasciano un segno nella vita delle altre persone. Questo è il nuovo tipo di imprenditore, questa è la nuova razza di imprenditore destinato a conquistare il mondo, l'imprenditore spirituale, l'imprenditore illuminato, l'imprenditore che non ha paura di schierarsi, non ha paura di buttarsi e non ha nemmeno paura di perdere tutto,
perché sa che lo può ricreare, perché sa che se ha fatto le cose una volta è possibile anche farle due volte, tre volte o quattro volte. L'imprenditore che sa che gli possono anche togliere tutto e in poco tempo può ritornare a ricrearsi tutto, quindi non ha paura di osare, non ha paura di perdere, si butta nelle cose e inevitabilmente ottiene tutto ciò che vuole e crea proprio come un mago. La vera magia è questa, è creare nella tua vita ciò che vuoi alla velocità della luce. È possibile farlo. Quindi sono curioso di sentire i vostri commenti, se siete d'accordo con questa visione, se vi sentite degli imprenditori illuminati, se volete diventarlo e se vi sentite appunto di appartenere a questa nuova razza che inevitabilmente spazzerà via tutti gli altri. Ragazzi, nel futuro non c'è spazio per persone tremendamente egoiste, non c'è spazio per persone tremendamente legate all'ego e ai propri risultati personali e che se ne fregano degli altri, non c'è spazio per queste persone legate a valori troppo terreni. Per me il futuro è essere spirituale ma con i soldi di un petroliere, e questa nuova razza di imprenditori conquisteranno il mondo. Un abbraccio grande ragazzi e a prestissimo.